Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ritorniamo su Launchbox per farvi vedere come inserire i giochi delle varie piattaforme di Windows. Intendo Amazon Game, Epic Games, Steam, Origin, eccetera, eccetera, eccetera. Come fare? Il passaggio è molto semplice, dobbiamo fare in questo modo. Andando su strumenti, oppure se avete le tre linee qua, voi dovete cliccare qua. Va bene, in questo caso il tema è diverso. Io cliccando su Home mi esce qui la voce guida. Però per semplificarvi le cose, andando su strumenti in porta, andando su Amazon Game, ci apparirà sempre la voce guida. Basterà seguire i seguenti passaggi. In questo caso mi voglio creare una categoria adatta per tenere anche una categoria molto più ordinata, così magari quando lo andrò a visualizzare all'interno del mio Big Box avrò una categoria molto più ordinata. Ok, quindi scrollo verso il basso, conosciuto come nome Windows. Va bene, quindi la categoria sarà Amazon Game, conosciuto come nome dei giochi di Windows, perché alla fine sono giochi Windows. Andiamo avanti. Avanti, selezioniamo tutto in modo da scaricarci anche le immagini. Ok, allora una cosa, voi quando andrete avanti nel processo vi apparirà la finestra con l'ID e la password, dovete inserire i vostri dati all'interno. Il mio account già è collegato a Nintendo di Launchbox, va bene, di Amazon Game Prime, quindi non, la finestra non mi è apparsa. A voi vi apparirà una finestra, fate tutto quello che vi dice il programma e seguite sempre la voce guida, perché vi guiderà lui passo dopo passo come fare. Ok, e leggete attentamente anche le descrizioni che vi dà il programma. La procedura è pronta ad importare i giochi, seleziona o ricontrolla la lista di ogni gioco che vuoi impostare. Puoi cambiare i nomi dei giochi se desideri, cliccando su qua due volte con il click posso cambiare anche il nome del gioco. Va bene, questa opzione sarà utile quando inseriremo i giochi magari della PlayStation 3 all'interno del nostro Launchbox, ma questo lo farò vedere in un altro video. Va bene, quindi seleziono tutti i giochi che voglio importare e facciamo fine. E il programma inizierà a fare tutto da solo. Ok, quindi dobbiamo attendere che ci importa i giochi. Ci vediamo fra poco. Stoppo un attimo i video. Allora ragazzi, come vedete, si è scaricate tutte le immagini, abbiamo importato i giochi. Adesso proviamo ad avviare un gioco, però ricordate che i giochi che si aprono sono quelli là installati, quindi controllate la vostra libreria all'interno di Amazon Game. Quindi abbiamo questo qua, vedete, si apre l'applicazione e si avvia il gioco normalmente. Va bene, eccoci qua, faccio Alt F4, così esco dal gioco, funziona tutto correttamente. Adesso inseriamo un'altra piattaforma, quindi andiamo su gestisci. No, scusate, mi sono in porta, si è messo strumenti in porta, giochi da Epic Game, vado avanti, Epic Games, la categoria sarà sempre Windows, mi sto creando la libreria in questo modo da avere magari anche una categoria piattaforma molto più ordinata, ripeto. Metadata di Epic Game, ok, andiamo avanti, avanti, no, ok. Allora io il mio account di Epic Game, per controllare la tua libreria Epic che deve essere logato, puoi logare adesso? Sì, ok, quindi vado all'interno del mio Epic Game, inserisco l'ID e la password, ci vediamo fra poco. Questo, scusatemi, prima che stacco il video, è il discorso di prima quando inserite i giochi di Amazon Game,
dovete loggare all'interno, quindi vi uscirà una finestra simile. Ci vediamo fra poco. Ok ragazzi, ho effettuato l'accesso al mio account correttamente. Adesso clicco su questa opzione. Mi apparirà la notifica sul mio cellulare in modo da accedere al mio account. Attendiamo. Va bene. Il mio account è in, adesso è connesso e siamo pronti per esportare i giochi all'interno del nostro launchbox. Quindi attendiamo che si carichi il tutto, si sta caricando, sta facendo la ricerca dei giochi che abbiamo disponibili. Dipende dal vostro PC per effettuare i passaggi. Ok, facciamo seleziona tutto e facciamo finito. E dobbiamo attendere che si importa i giochi e le varie immagini. Quindi stoppo un attimo il video, ci vediamo fra poco. Ok ragazzi, si è importato e scaricato anche le immagini da Epic Game. Adesso avvierò un gioco installato, Fall Guys. Eccoci qua. Clicchiamo su gioca. Attendiamo che si carica il gioco. Ok, l'applicazione si è aperta. Dipende sempre dal vostro PC quanto tempo ci vorrà per caricarla. Magari se avete un PC molto più performante non ci metterà nulla. Eccoci qua. L'applicazione si è avviata, aspettiamo il primo avvio. Quindi è molto comodo questo programma perché ci carica tutte le librerie che abbiamo già fatto alla fine. Ok, Alt F4. Va bene. Adesso proseguiamo al prossimo passaggio. Iniziamo ad aggiungere anche i giochi da Steam. Gestisci. No, scusatemi, importa sempre. Su strumenti importa. Andiamo per ordine. Adesso inseriamo i giochi Origin. Categoria Windows. No, metto Origin Game. No, sua categoria Origin, conosciuto come nome di Windows. Eccoci qua, andiamo avanti. Priorità dei metadata di Origin. Selezioniamo tutto. Andiamo avanti. Andiamo avanti. E ci chiederà sempre l'accesso di Origin. Io scelgo un attimo Origin e ci vediamo fra poco. Ok, l'accesso a Origin è stato effettuato correttamente. Adesso attendiamo che si carichi il tutto. Seleziona tutto. Pronto da importare. Qui... Ah, mi sono dimenticato di spiegarvi, qui potete scegliere i giochi che avete installati. Ok, in questo caso io ho solo installato The Sims 4, mi sembra. Allora, ci ho installato, mi sembra, Need for Speed Hot Pursuit, se ben ricordo, The Sims 4 e Need for Speed normale. Eccolo qua, questo qua, questo ci ho installato come gioco e faccio finire. Va bene, quindi potete scegliere anche di importare solo i giochi che avete installati all'interno della vostra piattaforma. Una cosa che mi sono dimenticato di dirla prima, ma ve lo spiego adesso, è la stessa cosa.
Adesso infatti ci metterà un attimo a scaricare la roba. Ok, ha finito. Ok, non so perché me l'ha messo in questa categoria. Come portatile, no. Questa è una categoria per C, perché computer, eccoci qua. Ok. Eccoci qua, Epic Game, Amazon Game l'ha messa da parte. Ok, però secondo me vedere se riesco a va bene. Ce l'ha messo nella categoria principale. Ok. Epic Game, Amazon Game, eccetera. Si vede che il programma ha deciso così. Se per caso vi dà qualche errore, basta rifare il procedimento. È tutto qua. Ok, andiamo su strumenti. Questo caso importa. Andiamo a importarci anche i giochi da Steam. Andiamo avanti. Come vedete, ci darà qual è l'URL personalizzata di Steam. Il mio è questo qua. Da davanti, questa è la chiave, però dopo la nascondo. Come impostare la chiave? Dovete andare su questo link, vi porterà all'interno del menu di Steam e dovete copiare questa chiave qui. Basta copiarla ed incollarla all'interno del programma in questo modo. Va bene, quindi andate avanti, categoria Windows, logicamente. Ok, andiamo avanti. Allora, seleziona tutto, va bene. Allora, quali giochi ho installato su Steam? Adesso non mi ricordo perché ne ho parecchi. Andiamo sul mio profilo Steam. Come già me li ha selezionati, infatti sì, Captain Tsubasa, Crash Bandicoot, Dirty Bomb, Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Xenoverse 2 la patch, Fall Guys. Apriamo Steam per controllare meglio, così da importare solo i giochi che voglio installare. Ok, libreria. Allora, mi sembra che ho installato Combat Arms Reloaded. Ok, no, quindi già me li ha selezionati in automatico. Va bene. Ok, lui ce li seleziona in automatico i giochi installati. Perfetto. Fate fine. E attendete che importa tutta la vostra libreria che avete installata. Va bene, ci vorrà un pochino. Ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, si è caricato la libreria del mio Steam, come vedete ho i vari giochi, la categoria sarà in questo caso Windows, e abbiamo un gioco normalmente. Per verificare se funziona. Ok, il gioco si è avviato normalmente, è partito. Va bene, esco. Ok, adesso inseriamo un'altra piattaforma andando sempre su strumenti, importa, passaggio molto semplice da eseguire, giochi Uplay, eccoci qua, categoria
Play, conosciuto come nome sempre Windows. Facciamo avanti. Ok, seguiamo tutte le informazioni, ci darà il programma, quindi vado avanti. Avanti, non ho nessun gioco installato per Uplay, nessun gioco da aggiungere non trovato. Va bene, quindi dovete installare i giochi, effettuare il login, eccetera eccetera. Quindi aggiungiamo un'altra categoria, giochi Xbox Microsoft, quindi vado avanti. In questo caso Xbox Flash Microsoft, categoria sempre Windows, e facciamo avanti. Avanti, ok, faccio avanti tutto quello che mi chiede il programma. Login, ok. Quindi adesso da accedere al mio account Microsoft, ci vediamo fra poco, scusatemi. Ok, ho effettuato il login all'interno del mio account Microsoft. Come vedete, la libreria dei giochi è disponibile. I giochi già sono selezionati, quindi li ha scaricati, oppure li andate a selezionare e fate finito. E dovete attendere solo che carica, che fa tutto in automatico. Eccoci qua, ci scaricherà anche le immagini. A posto. Quindi se vado nella categoria Microsoft Xbox, faccio gioca. Normalmente lui si avvia il gioco. Ok, vediamo che cos'altro possiamo importare. Siamo a posto così. Ragazzi, la guida è finita. Vi ho mostrato come importare i giochi da Steam, Epic Game, Origin, per le altre piattaforme all'interno del nostro Launchbox. Spero che la guida sia utile. Ci vediamo al mio prossimo video. Alla mia prossima guida, grazie ancora del supporto e buon retro gaming a tutti. Ciao.